Seconda fila Guido Sciaguato, il leader della classifica al momento, e Raffaele Gurrieri in terza fila, e poi Alberto Biraghi e Paolo Palanti, Matteo Greco e Nicola Guida, Massimiliano Galliano e Carlo Casillo a chiudere lo schieramento di partenza. Ecco, tu che conosci sicuramente di più i piloti, però mi è sembrato davvero molto molto concentrato Sì, Toscano Pelatti. Sandro Pelatti è molto concentrato, è partito bene quest'anno nel campionato, ha avuto qualche disavventura, è stato in testa al campionato, poi è passato indietro, poi ha recuperato, sono tutti lì vicino con i punti e chiaramente dovrà fare una bella partenza a degli avversari molto 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 agguerriti e sono molto vicini con i tempi. E tra l'altro, appunto, i primi sette piloti in appena 8 decimi nelle prove di Esatto. qualificazione di questa mattina, dove la pista aveva ben 53 gradi e una condizione nell'aria, ecco, superiore intorno ai 35 gradi. Quindi davvero condizioni proibitive. Adesso è leggermente più mite il caldo, però davvero la giornata è stata incredibilmente difficile un po' per tutti, sicuramente lo sarà anche per le macchine, bisognerà anche trattarle con accortezza Sì, perché. Fiammetta, infatti mi ha anticipato una cosa, anche se adesso la temperatura è un po' più bassa, ma devono stare molto attenti a freni e gomme. Imola ha questa particolarità, questo circuito di queste staccate in discesa, dove sono staccate che si raggiungono delle velocità importanti. Dunque i piloti, Sandro Pelatti che stavamo parlando prima, deve stare attento all'irruenza e risparmiare la macchina, perché non sembrano tanti, ma 28 minuti su questo tracciato si fa fatica, le gomme soffrono, i freni soffrono e la macchina soffre. Tra l'altro ricordiamo che questo è il secondo appuntamento per la Seat Leon ST Cup qui sul tracciato del Santerno, perché proprio Imola ha ospitato il primo round della stagione e la prima vittoria è andata proprio a Sandro Pelatti, che quindi si sente evidentemente molto forte di questo ed è determinatissimo a vincere. Un pilota gentleman che del resto dal lunedì al venerdì fa tutt'altro nella vita, ma che poi nel weekend invece si lancia con grande passione nel mondo delle corse. Ha iniziato anni fa con le moto e ormai invece da anni è un affezionato dei trofei Seat. Tanta passione in tutti del resto. Sì, sono tanta passione, ma molto agguerriti. Sì, Veramente sì. durante la giornata ne sentiamo veramente di belle a tutti quanti, fanno tutte le sue strategie, si guardano le loro telemetrie Oh, per sì. cercare di recuperare un decimo. E devo dire che però funziona, perché abbiamo visto crescere tanti piloti appena arrivati con questa vettura a 300 cavalli, una macchina che già comprando dal concessionario ha 300 cavalli. 300 cavalli in pista sono veramente tanti, Tanti. perciò devono stare molto attenti e per essere lì vicini sono molto agguerriti. Eccoli Allora, qua, guardate che pronti? bella immagine questa del gruppone. Bellissimo schieramento di partenza, ci sono come new entry Gabriele Volpato e poi il fatto che i due fratelli Sciaguato corrono con due macchine diverse, quindi attenzione anche a loro. Poi c'è il ritorno di Carlo Casillo, altro affezionato dei trofei di casa Seat, ma attenzione, pronti per il via in diretta dal circuito di Imola, gara 1 della Seat Leon ST Cup con la pole position sulla destra dei vostri teleschermi. Questo inquadrato invece è Sandro Pelatti, il vincitore di gara 1 qui a Imola all'inizio della stagione, ma adesso è tutto pronto per il via. Attenzione, grande concentrazione da parte di tutti i piloti, la procedura della partenza lanciata è sicuramente una procedura impegnativa. Vediamo il semaforo rosso e il verde. Verde, La partiti. partenza esce subito dalla scia con numero 72, Raffaele Gurrieri. Oh, che partenza! Si vanno subito a baciare le due sette di Sì. Sciaguato. Volpato riesce a chiudere prima la traiettoria e mantiene la prima posizione. Pelatti ha cercato all'esterno, ma essendo all'esterno ha dovuto accodarsi. Ora vediamo qui a queste staccate, vediamo subito Pelatti all'attacco, deve cercare di non farlo andare via, perché Gabriele Volpato è un pilota che ci ha dimostrato che se va via sarà poi difficile prenderlo. Guido e Nicola Sciaguato, uno nella scia
dell'altro. Pelatti ancora vicinissimo, voleva subito infilare il muso, ma ancora una volta Gabriele ha chiuso. Comunque tutti lì in fila, partiti bene i fratelli Sciaguato, che si trovano in terza, quarta posizione, quinto Biraghi e Gnutti, però sono tutti lì vicino. È molto attenzione qui, guardate come già saltano sui cordoli per cercare di non perdere il posteriore dell'avversario. E intanto guardate che belle immagini, sono uno della scia dell'altro, davvero tempi molto simili, molto ravvicinati per i protagonisti. Franco Gnutti, un pilota che questa mattina stava strappando la pole position, ha detenuto il miglior tempo per buona parte delle qualifiche, poi invece c'è stata la zampata di Volpato che ha strappato appunto la pole, e poi comunque Franco Gnutti sta crescendo moltissimo. Una cosa che devono stare molto attenti è non stare molto in scia uno con quell'altro, perché con le temperature così alte, stando così in scia, praticamente aspirano lo scarico caldo di quello davanti, e lì si rischia veramente di far surriscaldare motore e freni molto di più. Dunque possono cercare di prendere la scia per azzardare un sorpasso, ma dopo devono subito uscire, se no rischiano veramente una temperatura dell'acqua altissima. Però vedo che Volpato cercano di andare via, e un Pelatti che sta cercando di stargli dietro per non perdere il contatto. Quinta posizione intanto per Biraghi, che Biraghi, ecco, sì, lo vediamo qua, inquadrato, lo vediamo adesso con la macchina verde Valgrana, che è la sua vettura. Attenzione Pelatti, che ha preso la scia di Volpato. Volpato sta tagliando tutto sui cordi, guardate, sta sfruttando tutta la pista, però, e dietro Guido Sciaguato, sì, e Guido Sciaguato subito dietro. Grande spettacolo, come sempre nella Seat Leon ST Cup, con queste vetture di derivazione decisamente stradale. Sono effettivamente vetture stradali che sono state trasformate nella factory di Vergiate di Tarcisio Bernasconi, che ha avuto l'intuizione di realizzare questo singolarissimo trofeo. Chiamiamolo innovativo, trofeo con queste vetture familiari. Abbiamo visto subito l'aggressività della vettura già dal concessionario, con 300 cavalli, bella esteticamente, e abbiamo detto portiamola in gara, e in effetti il risultato c'è stato, funziona, la gente si diverte, affidabili, perché sono incredibili queste macchine qua. Guardate che temperature raggiungono e quanto se le danno, cioè sono molto contenti di rappresentare un prodotto che esce già di serie ottimo. E che tra l'altro si può anche provare qui in pista, quindi rinnovo come sempre l'invito ai nostri amici che ci seguono da casa a venire in pista sul sito di AC Sport e sul sito di SeatMotorsportItalia.com. Ci sono tutte le date dei prossimi appuntamenti per poter venire in pista e provare anche le novità stradali. Vedete Pelatti che seguendo Volpato, non dandosi fastidio, sono riusciti a prendere un po' di margine dal terzo, che è Sciaguato col numero 31, che non dimentichiamo che è attualmente primo in campionato. Ecco. Eh sì, quindi attenzione, perché davvero tempi molto molto simili, ma Volpato ce la sta mettendo tutta per distanziare un Sandro Pelatti che non ci sta assolutamente. Ricordiamo anche c'è una diciamo differenza 0-2 il giro veloce di Volpato, ma Pelatti risponde 2-0-2-4, sono solo due decimi, ecco, vedete che sono vicinissimi, stanno girando quasi uguali. Pelatti sembra quasi che voglia attaccarlo qui in staccata, ma poi fuori dalla curva Gabriele Volpato riesce a dargli qualcosa. Sono due tipologie di guida diverse, però in questo momento Volpato riesce a tenere la testa della corsa e fa fatica un po' Sciaguato con il numero 31 e 32 il fratello, sempre due Sciaguato, in 2.03, 2.03, 2.07, 3.050, dunque tempi ancora vicinissimi. È vero. Un Biraghi che sta andando molto bene, si trova in quinta posizione, anche lui sta cercando di recuperare più punti possibili. Mancano ancora 23 minuti, chi risparmierà la macchina si vedrà alla fine. Intanto hanno migliorato tutti chiaramente nel giro precedente, vediamo adesso che non molla assolutamente il toscano Sandro Pelatti, bravo Gabriele Volpato, si scompone un po'. Che, ecco, Volpato ha questa caratteristica, come avete potuto notare, che arriva molto, guardate come salta, e vedete come Pelatti guidando un po' più pulito gli si avvicina benissimo, perché poi fuori dalle curve riesce a recuperare un qualcosa.
vediamo. Infatti vedete, perché... è subito lì dietro. Eh sì, vedete che non molla. È un attimo, perché essendo le macchine tutte uguali, basta un minimo errore, uno esce con qualche giro in meno in una curva, quello dietro esce meglio, ne approfitta. Poi Pelati ha un vantaggio che c'ha davanti Gabriele e gli fa un po' la strada. Vedete, ecco, qui Pelati è arrivato in staccatona, però Pelati deve stare attento ai freni e alle gomme, perché poi alla fine sono 20 minuti ancora, è lunga. Sì, effettivamente ancora il tempo a disposizione è tanto per i protagonisti della Leon ST Cup, che adesso transitano di nuovo sul rettilineo del traguardo con Pelati che non molla un attimo. E vediamo, è lui l'autore del giro veloce nel passaggio precedente. Scende guardate, sotto 2.02. Guardate, gli ha preso una scia incredibile e sembrava volesse arrivare senza frenare in questa curva qua. Infatti 2.01.8 è il miglior tempo, perché in qualifica non abbiamo fatto questo tempo, ragazzi. Stanno veramente andando forte. E gli fai fari adesso, Sandro Pelati che giusto cerca... per infastidirlo e... è uscito molto forte. Che numeri! Volpato, si è nervosito un pochino e... Sì, grandi numeri per Gabriele Volpato. Sandro Pelati cerca di stare in scia e ci riesce, anche Guido Sciaguato, mentre ha perso leggermente qualcosa Nicola Sciaguato, il più grande dei due Volpato fratelli. Ha chiuso subito, avete visto come si è spostato in traiettoria, si è accorto che Pelati in queste due ultime passaggi è più veloce, sì, però adesso ha preso un po' di margine. Sciaguato sta cercando di non perdere questo trenino, perché come dicevo alla fine Pelati ci sta dando, ci sta veramente. Pelati vuole vincere il campionato. Assolutamente, diciamo che intanto vorrebbe vincere questa gara, è davanti a un osso abbastanza duro. Assolutamente, certo che l'obiettivo principale in effetti per tutti è quello di arrivare davanti agli avversari, e questi due protagonisti della Leon ST Cup stanno rappresentando molto bene questo desiderio di primeggiare, perché guardate che numeri stanno facendo con Gabriele Volpato, che appunto è anche lui una giovane. È arrivato in staccata al limite Gabriele Volpato, avete visto come si è scomposta la macchina, anche lui a fuori tirare i freni deve risparmiarli, perché è lunga la gara e le temperature sono alte. Comunque 2.01.8 di Pelati, 2.01.9 di Volpato e 2.02 di Sciaguato. Parliamo di decimi. Adesso è Volpato che risponde con il giro veloce, 2.01.7, quindi sente un decimo. Si sente il fiato sul collo di Pelati e tira giù un decimo, veramente non so come facciano, perché mi sembrano davvero al limite. Infatti Pelati vedere adesso... Vedere queste macchine che si alzano su così mi viene un po' di batticuore, però è bello vederle come girano, sembrano una danza. Pelati ha rischiato, è andato un po' fuori lì, è uscito molto forte dalla curva, questo è il suo punto più veloce, abbiamo visto, dove... guardate... Volpato in acrobazia! Volpato cerca di tirare il possibile per prendere un po' di margine da Pelati, ma Pelati lì, è sempre lì anche lui. Comunque molto bella anche queste qui dietro, vedete Biraghi, ha preso un po' di vantaggio su Gnutti, Greco in settima posizione, Gurieri ottava, nono Palanti, decimo Casillo, undicesimo Gagliano e dodicesimo Guida, che reduce dall'incidente che ha avuto al Mugello. E quindi sta tornando, quindi sta... riprendendo il feeling con la Leon ST, Nicola Guida, pilota romano che ha debuttato nel mondo delle corse lo scorso anno proprio con i trofei di casa Seat. Inquadrature per Guido Sciaguato, che in terza posizione non sta lasciando andare via Volpato e Pelati, bravo, perché tra l'altro è lui il leader al momento della classifica di campionato. Guardate che numeri, come escono, sembrano lanciati con una fionda. Sì, perché gli occhi di Pelati in questo momento sono puntati non tanto sulla pista ma sul posteriore della macchina di Volpato, non deve cercare assolutamente di far andare via. Guardate i freni come sono rossi qui in questa staccata, qui soffrono veramente tanto perché arrivano veloci e in quella staccata lì Pelati è arrivato veramente largo, ma è uscito veloce da questa curva qua, sicuramente riuscirà ad avvicinarlo a questa staccata. Sì, intanto vediamo che si chiude un altro passaggio con Volpato che mette giù un 2.01.6, ma Pelati risponde immediatamente 2.01.5.
stanno facendo dei numeri incredibili. Avete visto come è arrivato veloce Pelatti dall'uscita della curva prima? Guardate Volpato su due ruote, come si alza su due ruote. Che numeri, wow. Che numeri con questi due protagonisti che adesso stanno seminando gli inseguitori, capitanati da Guido Sciaguato. Ma intanto siamo pronti per dare la linea alla nostra Camilla Ronchi, che è in pit lane. Con Salvatore Tavano, vabbè, hai cambiato la tuta, eri incollato ai monitor e ogni tanto scuotevi la testa. Sì, perché i piloti dell'ST sono particolarmente agguerriti e quindi bisogna vivere ogni istante con grande suspense. Hai un pronostico per questo duello tra Volpato e Pelatti? Beh no, pronostico no, però sono due piloti velocissimi, hanno dimostrato durante l'intero weekend che insomma possono ammirare la vittoria entrambi, quindi la gara è ancora lunga, aspettiamo di vedere le evoluzioni verso la fine. Grazie. Camilla, digli pure anche al signor Tavano che la suspense la crea anche lui quando siamo al muretto noi. No, Tarcisio dice che la suspense la crei soprattutto tu quando c'è Tarcisio al muretto, quindi adesso tocca a te. Sì, è vero, gli ultimi weekend sono stati abbastanza movimentati, quindi in genere da dentro la macchina non si vive l'adrenalina che si vive fuori, no? E quindi capisco in questi frangenti ciò che si prova. Grazie. Grazie Camilla, ricordiamo Salvatore Tavano è il leader del campionato italiano TCR, ma Tarcisio ha un doppio ruolo, Salvatore, perché oltre ad essere pilota è comunque un po' il... siamo responsabili degli istruttori, non solo. Salvatore Tavano, sì, è il nostro pilota in questo momento di punta della Cupra e si trova in testa al campionato TCR, anche oggi ha fatto un'ottima posizione, ma lui è il capo degli istruttori, dei piloti. Un po' il tutor anche di... Esattamente, dicevo, oltre che il capo degli istruttori è il tutor di questi piloti, che li forma in due versioni. Noi questi piloti li formiamo in pista, che poi dopo li usiamo anche per tutti i nostri test drive e tutti gli eventi che facciamo. Dunque è un po' quello che cerca di farli crescere, ed è molto bravo perché ha fatto crescere parecchi piloti bene, e ovviamente lui dal muretto in questo momento segue tutto quello che ha detto e vede se lo mettono in pratica. Gabriele Volpato intanto sta mettendo in pratica bene, 2.01 e 5, 2.02.0 per Pelatti, che ha perso quindi circa 5 decimi nell'ultimo giro, ma è sempre lì pronto a sferrare l'attacco con Raffaele Gurrieri, anche lui tra l'altro al debutto quest'anno sulla Leon ST e si è trovato subito bene, tanto da conquistare anche una vittoria. Ricordiamo un pilota diversamente abile che fa quindi... che guida con soltanto l'ausilio delle mani, per cui un doppio impegno per Raffaele, grandissimo appassionato di automobilismo, pur poi svolgendo nella vita di tutti i giorni tutt'altra attività, perché è commercialista e ha poche opportunità di provare in pista perché vive in Sicilia, dove le strutture per allenarsi non sono così... Sì, numerose. È al debutto anche lui con questa vettura, l'anno scorso correva con una cappa, quest'anno ha voluto entrare nel nostro trofeo, ha fatto una grandissima gara al Mugello e qui si trova in ottima posizione, comunque congelando dei bei tempi. Qui vediamo che c'è Casillo attaccato da Gagliano, anche lui Gagliano fa parte della nostra rosa di piloti e stanno cercando ovviamente di portare a casa sempre più punti, più posizioni possibili, e usiamo anche loro per poter far chilometri e testare le nostre vetture. E intanto... Sciaguato, giro veloce, 2.01.551. Guido Sciaguato sorprende, quindi ricordiamo leader della classifica, ma per soli 6 punti. Poi invece, tra l'altro, c'è da tenere d'occhio anche in classifica Paolo Palanti, che in questo momento è in nona posizione, ma è terzo in classifica di campionato. E poi, ecco, giro veloce appunto ora per Guido Sciaguato, 2.01.5, quindi nonostante siamo a 13 minuti dallo scadere del tempo regolamentare, si stanno ottenendo adesso ancora delle ottime prestazioni dagli pneumatici e dalle Leon ST, quindi bravi. Si vede che ci ha messo a disposizione questa gomma, devo dire Pelatti cosa non ha fatto, è un rischio perché è sul dritto ma si porta poi le ruote sporche per la staccata dopo, e deve stare molto attento perché ha già fatto metà gara e le gomme è un attimo fare raffreddarle, farle
farle sporcare, quindi intanto vediamo del polverone uscire, ma è un polverone che i piloti devono tenerne conto, specialmente a Imola. Guardate come la gomma anteriore d'appoggio come viene sollecitata e poi saltano sui cordi. Dicevo, Mislena ha fatto questa gomma, l'abbiamo sviluppata assieme e devo dire che ci sta dando delle ottime soddisfazioni sia in termini di durata ma anche di prestazione. Sandro Pelati, spettacolare. Non molla, ha fatto raffreddare un po' e sembra che adesso voglia ritornare sotto l'attacco, però Volpato è riuscito a prendere un po' di vantaggio, quasi un secondo e mezzo. Vediamo, 12 minuti ancora, quindi c'è tempo. Guardate come sono rossi, incandescenti i dischi dei freni. Anche se non è una gara in notturna, come del resto Seat fa sempre in occasione della tappa di Misano, dove veramente poi i dischi dei freni sono accesi come dei fari, e anche in questa occasione che il sole sta un po' calando possiamo apprezzare lo sforzo dei freni e quanto diventano incandescenti, quindi potete immaginare davvero che sforzo stanno affrontando sia i piloti che i mezzi. Inquadrature per Sandro Pelati, che è definito nel paddock Sandrone, un pilota di grande simpatia. E lui deve un doppio ruolo in questa situazione, si trova secondo ma deve cercare di prendere più punti possibili, dunque cercare di andare a prendere Volpato, ma deve tenere dietro senza fare sbagli o sbavature il numero 31 che è Guido Sciaguato, perché attualmente lui è il leader di classifica. Lo troviamo in classifica con 66 punti e un Pelati con 58 punti, dunque deve stare molto attento a non commettere un minimo errore, perché sicuramente Guido Sciaguato è lì per poterne subito prendere l'occasione. È vero, quindi attenzione. Vedo del polverone che sicuramente è sollevato da Pelati nel passaggio pochi metri avanti appunto a Guido Sciaguato. Insegue invece in quarta posizione, lo vediamo inquadrato in questo momento, Nicola Sciaguato e poi c'è invece Biraghi. Alberto Biraghi in ottima quinta piazza. Gnutti ha appena siglato il proprio miglior giro, quindi bravo Franco, 2.027, ma sono tutti lì, il tempo è ottimo. Gnutti è uno dei pupilli di Salvatore Tavano, l'ha preso quest'inverno, gli ha fatto fare parecchi chilometri, gli ha insegnato veramente tanto, lo troviamo sempre nelle primissime posizioni. Diciamo che stamattina per un po' è stato in pole position, quasi fino a 10 minuti dal termine delle prove, dunque è bravo Franco, sta crescendo molto bene. Ed è un vero e proprio vivaio la Seat Leon ST Cup. Vediamo le inquadrature per Nicola Sciaguato. Anche i fratelli Nicola e Guido Sciaguato hanno iniziato a correre nell'automobilismo proprio grazie ai trofei di casa Seat. Arrivavano entrambi dal kart e stanno crescendo direi molto bene, Tarcisio. Sì, sono bravi, correvano insieme, hanno fatto la prima gara dividendo le macchine, chiaramente c'è sempre un primo e un secondo, no? E adesso hanno deciso di dividersi ancora fin quando abbiamo qualche macchina disponibile, andiamo per cercare di poi recuperare punti per poter sempre risalire la classifica, e ce l'hanno fatta perché Guido Sciaguato è primo a 66 punti, dunque sta girando veramente bene, sono bravi anche loro due, seguono i consigli di tutti. E nell'ultima gara al Mugello, in gara 2, Guido Sciaguato ha conquistato la sua prima vittoria e qui a Imola aveva messo a segno invece due bei secondi posti, quindi pista che decisamente gli piace. Inquadrature intanto che tornano sul leader della gara, Gabriele Volpato, che è bravo a mantenere la concentrazione e a non sbagliare assolutamente niente, pur avendo guidato tanto in acrobazia, e adesso tuttora continua a farlo in realtà, perché vediamo che sta andando veramente con un passo elevatissimo per cercare di tenere a distanza un Sandro Pelati scatenato. Però è sempre lì, Sandrone gira quasi sempre con i suoi tempi, qualche decimo più lento, e prima è arrivato quasi all'attacco, come dicevo, però le temperature qui salgono, sono alte e mancano ancora 8 minuti. Questi sono gli 8 minuti più importanti per le gomme e per i freni.
Vediamo, quindi ultimi 8 minuti da vivere, più un giro chiaramente, sì. Rimanete quindi davanti al teleschermo o davanti ai vostri dispositivi mobili per continuare a seguire la gara che stiamo trasmettendo in diretta dal circuito di Imola, gara 1 della Leone ST Cup, è il primo dei due appuntamenti di questo ACI Racing Weekend, gara 2 si disputerà domani, vi invito come sempre ad andare a controllare tutti gli appuntamenti degli ACI Racing Weekend sul sito di acisportitalia.it, dove tra l'altro troverete anche il coupon per accedere gratuitamente in pista, ed è un'occasione da non perdere perché ci sono tanti campionati, ruote coperte ma anche scoperte, e la possibilità di vedere dal vivo quello che tutto quello che precede e che segue, anche perché no, una gara, quindi parlare con i piloti, vedere le auto e alle volte anche provarle nel caso appunto delle opportunità che sono offerte da Seat Motorsport Italia. Assolutamente sì, chi vuole venirci a trovare, noi abbiamo tutta la gamma di Seat che ci teniamo a far provare, dalla Teca, dalla Rona, dalla Mi, dalla Leon, dalla FR, dalla Cupra, tutte queste vetture che possono guidare, potete guidare tutti quanti di prima persona, abbiamo i nostri istruttori che vi porteranno in un percorso fuori dall'autodromo in tutta sicurezza per poter provare queste nostre vetture che devo dire che sono veramente belle e divertenti da guidare, più tante altre diciamo attrattive in pista, conoscere i piloti con la firma degli autografi loro, sono sempre qui a disposizione nella nostra hospitality per fare due parole, e dunque venite a trovarci che possiamo veramente darvi qualcosa di bello, di nuovo, e farvi passare un weekend diverso. Sì, leggevo che il 33 technical problem Gagliano è un problema che con questa vettura abbiamo riscontrato stamattina, pensavamo l'averlo risolto ma evidentemente non l'abbiamo risolto, e quindi per il momento Gagliano è costretto a rientrare. Ricordiamo che Gagliano è comunque protagonista del, con la Cupra, del trofeo DSG, dove anche oggi ha colto un podio. Intanto sì, le inquadrature per la lotta in questo momento per la seconda posizione, perché attenzione a Guido Sciaguato che è vicino, adesso è ha vicino. Messo nel mirino Sandro Pelatti, adesso viene fuori che ha risparmiato gomme e freni perché in questi momenti qua con le temperature che abbiamo comincia come ha tagliato Sandro Pelatti questa curva qua, proprio l'ha mangiata per cercare di essere più veloce nel misto, ha capito che dietro c'è Sciaguato che ha la forza di poter attaccare, invece Pelatti, devo dire che Sandro ha attaccato dall'inizio e dunque dovrà stringere i denti, ce l'ha ormai attaccato, sì, ce l'ha ormai attaccato, sì. E come aveva annunciato e preannunciato e previsto il nostro Tarcisio Bernasconi, in effetti adesso vedete che sono cambiate le carte in pista, perché in effetti Sandro Pelatti, che sembrava in grado di poter andare ad insidiare Gabriele Volpato in testa alla gara, ora invece deve difendersi da un Guido Sciaguato che evidentemente ha risparmiato di più gli pneumatici e ora ne ha di più, e infatti sembra in grado di andare all'attacco del toscano Sandro Pelatti, che tra l'altro appunto è il suo diretto rivale in classifica, ovvero Sandro Pelatti deve, se vuole ovviamente avere un vantaggio, deve arrivare davanti a Guido Sciaguato che è il leader provvisorio della gara. Intanto c'è una bandiera bianconera per Sandro Pelatti perché non sta rispettando il track limit, questo è quello che compare sul nostro monitor dei tempi, questo significa che se continuerà a farlo ci potrà essere una penalizzazione per Sandro Pelatti, quindi abbiamo visto in effetti un po' fuori alle volte dal, sì, dai limiti della pista. Ovviamente questa segnalazione avviene quando, ecco come in questo caso, è con tutte e quattro, sì, le ruote fuori. Il Sciaguato è il più veloce in pista, che è l'unico che sta girando sotto il 202, e tutti si stanno girando sopra il 2025, 208, 209, 204, insomma credo che lui abbia risparmiato, abbiamo visto da Sognone la macchina i primi giri lasciando la battaglia a Pelatti e a Volpato, e in questo momento invece sembra che ne abbia
qualcosina in più per poter aggredire Sandro Pelati, ma non sarà facile passare Sandrone su questo, noi lo chiamiamo Sandrone su questa pista, oltre che deve lottare per il campionato. Allora, 3 minuti e poco meno allo scadere del tempo regolamentare, poi ancora un giro, tutti da vivere in diretta da Imola con la Seat Leon ST Cup. In cabina di commento con noi c'è il patrone di Seat Motorsport Italia, Tarcisio Bernasconi. Attenzione all'attacco di Guido Sciaguato, perché si sta davvero facendo concreto e minaccioso alle spalle di Sandro Pelati, che ormai davvero sta andando sui cordoli, sta prendendo un po' di sporco anche sta usando tutta la pista, diciamolo così, sta cercando di guidare al risparmio per tenere dietro assolutamente Guido Sciaguato con 1.31, che come dicevo ha colmato il gap che aveva fatto e in questo momento vorrà attaccarlo. Mancano 2 minuti, dunque è lunga, finestrino giù, potete notare, per Sandro Pelati, che evidentemente ha a caldo perché le temperature oggi qui sono state davvero equatoriali. E intanto anche il fratello maggiore Nicola ha fatto il proprio miglior crono, è sceso anche lui sotto i 2.02, 2.01 e 5 per Nicola Sciaguato. Negli ultimi giri è riuscito a fare un bel crono, infatti lo vedete dietro, si è avvicinato molto a questo duetto, al secondo e al terzo. Attenzione sul rettilineo. Vediamo, intanto sta per 2 traiettorie diverse per cercare di arrivare giù più veloci possibili alla staccata. Vedete quanto è vicino Guido, ma è troppo distante per poter tentare l'attacco. 2 giri intanto, perché il tempo non è ancora scaduto, scadrà nel corso di questo passaggio. Poi ci sarà ancora un giro dei 4.909 metri del tracciato di Imola prima della bandiera a scacchi. Per questo primo appuntamento sul Santerno per la Seat Leon ST Cup, primo del weekend in realtà, perché già all'inizio della stagione i piloti della Seat Leon ST Cup si sono confrontati proprio qui a Imola. Vediamo intanto che Volpato si sta rendendo imprendibile a 3 secondi e 8 di vantaggio, ma qui dietro invece la sfida è incandescente per il secondo gradino del podio, ma anche per comunque il campionato, che è quello che più conta, perché Guido Sciaguato, che è leader, non vuole perdere punti nei confronti di Sandro Pelati, che lo sta precedendo ma che sta guadagnando anche qualche metro. Quindi la tattica di usare tutta la pista sembra che stia funzionando. Però se notate, notiamo noi, vediamo che i primi tre hanno alzato notevolmente i tempi, perché siamo oltre il 2.03, invece chi ha risparmiato le gomme sta girando il 2.02, come vediamo fratello Sciaguato, il 32 Nicola e Biraghi anche lui, e Newti uguale. Perciò dunque questa è quello che dicevamo prima, insomma, 7 under investigation. Pelati, qui la pista di Imola evidentemente non gli porta bene, perché gara 1 della gara scorsa l'ha vinta e gara 2 invece è stato penalizzato con un dry trum. Cioè, adesso non so come mai under investigation, però sta lottando con i denti stretti. Ecco, vediamo questo passaggio. Intanto, infatti, vedete Volpato 2.04, Pelati 2.029 e Sciaguato 2.03. Dunque è ancora un po' più veloce Pelati per cercare di tenere dietro lo Sciaguato, ma i tempi si sono alzati parecchio, perché se guardate dal fratello Sciaguato 1.32, 2.021, 2.03 gli altri, perciò sono tutti vicinissimi, e questi devono stringere i denti, perché come ho detto prima, gomme e freni qui ne soffrono parecchio. Vediamo intanto che Volpato adesso ha un vantaggio che è ridotto, perché ha perso 1,5 secondi nell'ultimo giro, ha girato in 2.04 e 5, quindi adesso il suo vantaggio, come potete vedere anche da queste inquadrature, si è ridotto notevolmente. Però mi sembra che
non dovrebbe essere in pericolo la sua posizione di leadership. Pelatti intanto ha cercato di guadagnare qualche metro e mi sembra anche che anche lui sia riuscito nel suo intento per mantenere la seconda posizione. Vediamo, attenzione, ormai ultime fasi, con ecco Pelatti che non ha smesso un attimo di crederci, ha sempre dato il massimo. Ecco che adesso si è avvicinato tantissimo a Volpato. Incredibile questo finale, guardate, manca però ormai poco la bandiera a scacchi, gara davvero concitata e adesso allunga ancora qualche metro Gabriele Volpato. Sì, lo vediamo che si scompone molto in frenata, Gabriele Volpato. Ha chiesto troppo forse. Non diciamo questo, speriamo di no, però obiettivamente ha perso, ha perso tanto vantaggio. Avete visto come si sono alzati i tempi in una maniera incredibile. Bandiera scacchi, intanto Volpato, comunque. Pelatti, bravo Sandro, perché è riuscito a mantenere comunque la seconda posizione, non era facile. Terzo Guido Sciaguato. Hanno fatto una bella gara tutti quanti. Poi Biraghi, quinta posizione. Sesto Gnutti, bravo Franco Gnutti. Settimo Greco, Gurrieri ottavo, Palanti nono, Casillo decimo, Guida undicesimo e Gagliano dodicesimo. Bella gara davvero per Gabriele Volpato, che al debutto sulla Leon ST è riuscito a conquistare la vittoria, con Pelatti in seconda posizione, bravissimo il toscano che è riuscito a mantenere alle sue spalle Guido Sciaguato. Allora, per Pelatti sono punti importanti, Sì, allora io credo che il nostro Tarcisio Bernasconi debba scappare al podio, quindi lo ringraziamo per essere stato con noi, appuntamento chiaramente a gara 2 di domani. Buonasera a tutti, a domani, grazie. Allora, siamo pronti per vedere il giro d'onore di Gabriele Volpato, di Sandro Pelatti, di Guido e Nicola Sciaguato, con poi Alberto Biraghi in quinta posizione, Franco Gnutti in sesta, Greco in settima posizione davanti a Gurrieri, poi Palanti, Casillo e poi Guida e Gagliano, che questi sono i protagonisti di questa prima gara della Leon ST Cup qui sul circuito di Imola in questo appuntamento di AC Racing Weekend. Ecco l'ordine di arrivo: Volpato, Pelatti, Guido Sciaguato, Nicola Sciaguato, Alberto Biraghi, Franco Gnutti, Matteo Greco, Raffaele Gurrieri, Paolo Palanti, Carlo Casillo. Il team è sempre settimo Motorsport Italia, perché si tratta di una monogestione, lo abbiamo detto in occasione delle precedenti gare, non lo abbiamo ancora ricordato finora, ma tutte le vetture sono gestite appunto da al Factory di Vergiate di Tarcisio Bernasconi, e quindi per i piloti c'è davvero un'ottima opportunità, perché devono soltanto arrivare in pista e scendere in pista e non preoccuparsi di niente. È una soluzione pronto gara che fa sì che molti professionisti possano dedicarsi alle gare. Gabriele Volpato, un giovane protagonista dei trofei SEAT, che ha debuttato appunto in questa gara con la ST ed è subito riuscito a trovare il feeling. Li vediamo adesso che entrano nella corsia box con un vantaggio di 1,8 secondi. Alla fine Gabriele Volpato è riuscito a portare a casa la vittoria, ma Pelatti è stato bravo, perché è riuscito a mantenersi davanti al suo diretto rivale in classifica generale, Guido Sciaguato, che a sua volta ha mantenuto alle sue spalle il fratello maggiore Nicola. Ed ecco il papà di Volpato che va a festeggiare e ad accogliere il figlio Gabriele. Gabriele Volpato, grande determinazione, l'abbraccio, bellissime queste immagini per Sandro Pelatti, rivali in pista, ma come potete vedere poi in realtà c'è sempre grande stima reciproca tra i piloti. Gabriele Volpato che può togliersi il casco, giornata torrida qui sul circuito di Imola, e anche adesso, nonostante siano le 19, le temperature sono ancora elevate, soprattutto dentro l'abitacolo dell'auto.
raggiungono e oltrepassano i 50 gradi. Ma siamo pronti per cedere la linea alla nostra Camilla Ronchi, che è proprio lì in zona podio. A te, Camilla. Gabriele, buona la prima, diciamo che un presentimento ce l'avevamo, che arrivavi almeno Allora sul ricordiamo. podio. Hai fatto il vuoto dopo metà gara, però all'inizio è stata dura tenere dietro Sandro. Sì, Sandro ha preso il ritmo molto più velocemente di me, quindi ho fatto fatica perché era lì, era vicinissimo, mi sono anche dovuto difendere. Poi ho preso un po' il ritmo, sono riuscito a prendere un po' di margine, poi fortunatamente avevo qualche secondo perché agli ultimi giri avevo problemi di gomme e quindi è andata bene così. Divertente questa serata? Tantissimo, mi sono trovato subito e mi sono divertito un sacco, quindi molto. Grazie Gabriele Volpato, a tutti i piloti della Seat Leon ST Cupra. È il momento del podio, prima highlights. Gara 1 della Seat Leon ST Cup dal circuito di Imola, dove il trofeo approda per la seconda volta in questa stagione. C'è la new entry Gabriele Volpato, che questa mattina ha siglato la pole position, ed è proprio lui che riesce a prendere il comando della gara. Alle sue spalle c'è un Sandro Pelatti scatenato, autore del secondo tempo ad appena un decimo di distacco durante le qualifiche. Continuerà a dare la caccia al fuggitivo Volpato per tutta la gara, ma alla fine dovrà accontentarsi della seconda posizione. Ma sarà bravo Sandro Pelatti nel finale a difendersi dagli attacchi del leader della classifica provvisoria, Guido Sciaguato, che vedete inquadrato, che cercherà a tutti i costi di sopravanzare il rivale, che invece così si avvicina in classifica di campionato. La classifica è questa: Volpato, Pelatti e Guido Sciaguato sul podio, mentre alle loro spalle si piazzano Nicola Sciaguato, Alberto Biraghi, Franco Gnutti e poi Greco e Gurrieri. E questi sono i festeggiamenti di Gabriele Volpato, che viene subito accolto dal papà. Ed eccoci al podio per i protagonisti della Seat Leon Cup, che tornerà in scena, vi ricordo, domani. Appuntamento con una nuova giornata di ACI Racing Weekend qui sul circuito di Imola. Intanto arriva anche la notifica che non sono stati presi provvedimenti per Sandro Pelatti, che è stato under investigation per aver oltrepassato il track limit, quindi il suo secondo posto è tranquillo, esente da qualsiasi tipo di penalità, quindi può legittimamente festeggiare il toscano Sandro Pelatti. Ricordiamo che subito dopo l'arrivo chiaramente ci sono delle operazioni di procedura che devono essere effettuate e rispettate, per questo che i piloti tardano certe volte ad arrivare sul podio. Ovviamente non si tratta di pigrizia, ma si tratta di dover espletare dei controlli, delle verifiche del peso, ad esempio, e appunto verifiche di regolarità. Siamo in attesa che si vada a materializzare il podio della Seat Leon ST Cup in diretta dal circuito di Imola, dove ricordiamo sul terzo gradino troveremo Guido Sciaguato, il maggiore dei fratelli, scusate, il minore dei fratelli è Nicola, il maggiore. Entrambi in realtà sono giovanissimi ed entrambi hanno debuttato lo scorso anno nell'automobilismo, arrivando dal mondo del kart. Sul secondo gradino troveremo Sandro Pelatti, pilota toscano, pilota gentleman. Tra l'altro c'è anche una classifica riservata proprio ai piloti gentleman, e sul gradino più alto del podio il debuttante nella Leon ST Cup, Gabriele Volpato, che si è trovato subito molto bene, tanto che questa mattina ha siglato la pole position. Ma c'è da dire che tra i pretendenti alla pole position c'è stato anche un ottimo Franco Gnutti, che per buona parte del turno di qualifica di questa mattina ha mantenuto la vetta della tabella dei tempi. Intanto tutto pronto per il podio dal circuito di Imola. Vi ricordo gli appuntamenti di domani, che possono essere trovati sul sito di acisport.it, dove troverete anche il coupon per entrare gratuitamente in pista in questo appuntamento, così anche nei prossimi. Vi ricordo anche che per quanto riguarda la Seat
Leon Cup. Il prossimo appuntamento sarà tra un mese e mezzo, nel weekend del 14 e 15 di settembre sul circuito di Vallelunga, mentre la conclusione della stagione sarà sul velocissimo tracciato Brianzolo di Monza nel weekend del 6 e 7 di ottobre. E intanto ancora attesa per il podio, mentre vi ricordo appunto la giornata di domani ricca di iniziative e di agonismo in pista. Tra l'altro ci sarà anche la seconda gara del campionato italiano TCR, che vede in scena appunto vetture turismo, dove Seat Motorsport Italia, che organizza la Seat Leon City Cup, è protagonista con ben tre piloti, e in particolare leader della classifica di campionato con Salvatore Tavano con la Cupra ufficiale, mentre la new entry nel trofeo DSG, Matteo Greco, ha già conquistato tre vittorie, una delle quali oggi, e c'è anche Massimiliano Gagliano, che è protagonista con diversi podi conquistati fino ad oggi nel trofeo DSG, dove occupa la seconda posizione. Siamo sempre in attesa che si vada a materializzare il podio della Leon ST Cup. Vi ricordo, gradino più alto per Gabriele Volpato, seconda posizione per Sandro Pelatti e la terza piazza per Guido Sciaguato, che va a raggiungere ora il terzo gradino del podio. Ed ecco i rallegramenti di Sandro Pelatti, sia con Guido Sciaguato che con Gabriele Volpato. Anche Gabriele Volpato si rallegra con Guido Sciaguato. Ed è Salvatore Tavano a consegnare i trofei, come stava ricordando Tarcisio Bernasconi. È Salvatore Tavano un po' il tutor di tutti i piloti della Leon ST, oltre ad essere pilota ovviamente lui stesso, ed è anche leader nel campionato italiano TCR Italy con la Cupra ufficiale. Rispettiamo l'inno. E su queste immagini chiudiamo questo nostro collegamento in diretta dal circuito di Imola. Ci ritroviamo domani con gli ACI Racing e Weekend. Un saluto da Fiammetta La Guidara. Ciao!